gli anziani dicono che i giovani oggi sono inaffidabili e quindi organizzano delle tavole rotonde, delle conferenze per sviscerare il problema e capire cosa si può fare per salvare i giovani. Il guaio è che quando si organizzano questi dibattiti spesso il rimedio che si propone è peggiore del male, per cui attenti ai dotti, ai medici, ai sapienti. E nel nome del progresso il dibattito sia aperto, parleranno tutti quanti dotti medici e sapienti, tutti intorno al capezzale di un malato molto grave. Anzi, già qualcuno ha detto che il malato è quasi morto. Giovane, è peccato che si sia così conciato. Si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, questo è solo un commediante. Non è per contraddire il collega professore, ma questo è un disadattato che si è subito internato. Al congresso sono tanti tutti medici e sapienti per parlare, giudicare, valutare, provvedere e trovare dei rimedi per il giovane in questione. Questo giovane malato so io come va curato, ha già troppo contagiato, deve essere isolato. Sono sicuro e do le prove, questo è un caso molto grave. Trattamento radicale, quindi credo che finisca male. Mi dispiace di sentire, per me il caso è elementare. In ragazzo immaturo, non ha fatto il militare. Al congresso sono tante, tutti i medici e sapienti per parlare, giudicare, valutare, provvedere e trovare dei rimedi per il giovane in questione. Permettete una parola, io non sono mai andato a scuola e facete più porta Dio che non valgo niente, forse non dovrei neanche parlare. Ma dopo quanto ho detto te, io non posso più stare zitto e perciò prima che mi possiate fermare devo urlare e gridare, io lo devo avvisare di alzarsi e scappare, anche se si leva. Dai, scappa, scappa, scappa finché sei in tempo, scappa, scappa, scappa! Di sentire, per me il caso è elementare. Il ragazzo è un immaturo, non ha fatto il militare. Al congresso sono tanti dotti medici e sapienti per parlare, giudicare, valutare, provvedere e trovare dei rimedi per il giovane in questione. Permettete una parola, io non sono mai andato a scuola e fra gente importante io che non valgo niente, forse non dovrei neanche parlare. Ma dopo quanto avete detto, io non posso più stare zitto e perciò prima che mi possiate fermare devo urlare e gridare, io lo devo avvisare di alzarsi e scappare, anche se si sente male. Dai, scappa, scappa, scappa finché sei in tempo, scappa, scappa, scappa!